La parola coronavirus, Covid, ricoveri, mascherine, restrizioni e poi quarantene, isolamento, tamponi sono ormai parole che fanno parte della quotidianità purtroppo da molto tempo. La pandemia ha avuto e continua ad avere conseguenze nella vita di tutti i giorni, da un punto di vista sanitario, economico, ma anche sociale. I rapporti e interazioni con gli altri, il distanziamento, il timore del contagio e poi i cambiamenti rispetto alla routine e normalità del passato, dovuti alla situazione attuale e che si ripercuotono soprattutto sui giovani. Una realtà che per necessità riduce il contatto fisico e trasporta l'incontro nel mondo virtuale. Se l'online, da un lato ha allontanato i rapporti e i contatti interpersonali, sicuramente è importante anche la grande finestra che ha aperto anche per quanto riguarda, per esempio, il supporto psicologico online. Quindi ha aperto questa grande opportunità, soprattutto a chi ha rischiato e rischia di rimanere solo. Che impatto ha avuto la pandemia sui nostri giovani e sui bambini? Quali sono i fattori di rischio e quali sono i fattori protettivi che possiamo mettere in atto e che possono mettere in atto loro stessi? È importante che i ragazzi percepiscano il loro senso di agency, cioè il loro senso di poter fare materialmente qualcosa, di poter comprendere cosa in questo momento possono progettare per cercare di rimanere in contatto con le loro relazioni interpersonali, con il loro gruppo dei pari. Per i più piccoli è importante in ogni caso anche conoscere, sapere quello che sta accadendo, soprattutto nella fascia d'età 7-8 anni, quando è anche il pensiero magico a presentarsi. È importante questa consapevolezza del sapere cosa accade, spiegato quindi da un adulto, da genitore. E questo perché il conoscere sicuramente abbassa i livelli di ansia e aumenta il nostro senso di resilienza, cioè la capacità di poter assorbire l'urto senza però necessariamente sgretolarsi. È importantissimo in questo caso, per esempio, poter mettere nero su bianco quello che accade, quindi riuscire a disegnare magari col bambino per riuscire a contattare le proprie emozioni. Questo anche il ragazzo, è importantissimo anche per il ragazzo può tenere una sorta di diario, può cercare di mettere giù proprio quello che sente nel qui e ora per riuscire a contattare appunto le proprie emozioni. Una sorta di metacomunicazione emotiva, cioè riuscire a parlare di ciò che si sente.